chiediamo a Franco Manna questo progetto di Rosso Pomodoro. Sì, prima di tutto questo progetto è un progetto condiviso da Rosso Pomodoro, Caputo, Farine Caputo e Mondadori, ovviamente, per cui è un progetto a tre mani, diciamo così, o per meglio dire a sei mani. E in realtà l'idea è nata perché volevamo preservare quella che era la cultura, la vera cultura dell'arte della pizza, che poi altro non è che la cultura che persone come Teresa, i nostri pizzaioli napoletani, ogni giorno non solo implementano ma preservano, perché in realtà in Italia e nel mondo l'unica vera tipologia di pizza particolare che ha dietro appunto una base culturale è quella napoletana. La base culturale naturalmente nasce dalla bravura, dalla capacità, dall'arte, ecco, proprio di queste persone, di questi nostri pizzaioli napoletani, che in questo periodo stiamo in realtà preservando come cultura anche grazie allo sforzo per poter ottenere l'arte della pizza come patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi c'è uno sforzo congiunto. Quindi la cosa più naturale che ci sembrava era proprio quella di poter fissare quest'arte della pizza in un libro, dove abbiamo scelto quelli che secondo noi sono gli 11 pizzaioli napoletani che più di altri hanno bravura, ma soprattutto capacità di diffondere quest'arte, questo verbo, insomma di fare dei proseliti con i media. E quindi è nato questo progetto, anche grazie alla disponibilità di questi ragazzi, di queste ragazze. In realtà di ragazze ne abbiamo solamente una, Teresa, che è una bravissima pizzaiola, una delle pochissime pizzaiole napoletane, sicuramente quella più simpatica e quella più capace di portare avanti questo progetto culturale della pizza napoletana. Grazie, grazie a Franco Manna. Ecco. Un bacio. Teresa, ma questa pasta per le pizze, il segreto qual è? È amarla. Per me non c'è segreto, è solo amore. E basta. Quindi acqua, farina e un pizzico di... di amore, anzi non un pizzico, tanto amore. Grazie Teresa, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ma la pizza è solo margherita e marinara? Ritengo assolutamente di sì, anche perché sulla pizza oggi i giovani possono mettere quelle che vogliono, però il gusto, la miscela, il cocktail dei sapori che sta con la margherita e la marinara, quella è la pizza napoletana. Le dico di più, in effetti se noi andiamo a ritroso nel tempo, quando abbiamo fatto la prima pizza, in effetti i popoli africani, come al solito, ci hanno insegnato certe cose, noi abbiamo copiato, quindi al posto del far, lei ha visto mai, poi i paesi africani hanno quella spianata di far, noi i nostri, quando loro infestavano le nostre coste, noi abbiamo copiato e avevamo quello, cioè la mozzarella, l'olio, successivamente con la scoperta dell'America avevamo il pomodoro, e quindi solo quello, e la pizza è quella lì. Grazie. Allora, innanzitutto grazie di essere qua, è una delle tante belle giornate per la pizza napoletana, soprattutto perché non ci sta nessuno di Report e quindi questa già l'aria è pulita e ci sta solo gente che vuole bene a Napoli. Poi siamo qua in questa bellissima location con il Vesuvio alle spalle che ci coccola, ci sorveglia e ci protegge, diciamo così, e ci ispira soprattutto, ci ispira che dobbiamo fare sempre tutto veloce veloce. E do la parola al presidente del circo. E questo è sicuramente un evento eccellente, non solo perché l'oggetto è forse una delle cose che porta Napoli maggiormente conosciuto nel mondo, la pizza, la nostra amatissima pizza, che quando siamo fuori da Napoli qualche volta la mangiamo solo perché veramente ricordiamo una cosa meravigliosa, ma molte volte per la verità fuori, non dico da Napoli ma forse anche fuori nel mondo, qualche volta poi ci pentiamo di aver naturalmente optato per quella degustazione, ma soprattutto perché oggi è la presentazione di un libro e un libro è sempre un momento culturale, quindi sposare e far sposare la cultura con le iniziative economiche e con quelle sociali è certamente la cosa migliore che si possa fare.
E quindi io auguro a tutti quanti, all'autore e a voi operatori del mondo di questo settore, che le migliori fortune e che Napoli possa sempre essere oggetto di una maggiore attenzione, soprattutto, come giustamente prima con qualche riferimento televisivo si è detto, senza preconcetti. Bene, auguri a tutti quanti voi. Grazie. Bene, passerei quindi la parola subito al presidente di Rosso Pomodoro, il dottor Franco Manna, che ha curato tutta la presentazione di questo libro. Buongiorno, grazie a Luciano, grazie Edoardo ovviamente di averci ospitati. Dico, noi non siete ospiti, state in casa, noi siamo in casa. Giochiamo in casa spesso a tennis, vincendo qualche volta, perdendo più spesso. Allora, prima di tutto il ringraziamento ovviamente va agli 11 artisti, agli 11 pizzaioli che hanno partecipato a questo libro. Dopo vi spiegherò un po' com'è nata questa idea, però prima di tutto voglio ringraziare loro citandoli, e sono Raimondo 5 di Gigino Pizzametro. Allora, se ci sta così si alza, perfetto. Così approfittiamo per salutarli e farvi rivedere. Grazie, poi nel libro ognuno di loro ha delle ricette. Davide Civiniello, eccolo qua. Campione del mondo 2013. Campione del mondo 2013, che ci segue sempre. Michele Condurro dell'antica pizzeria. Michele, ecco qua. La storia, la pizza. Beh, noi in effetti abbiamo fatto una ricerca nel 1836, quando è venuto lo zar Nicola II a Napoli. Il mio bisnonno Trisavolo ha fatto una pizza in onore dello zar, la cosa. Bene, famosa. Quindi tra poco sono 200 anni. Vabbè, come lo champagne, benissimo. Speriamo di durare almeno la metà. Luciano e Salvatore De Angelis, i famosi zombino. Eccoli qua. Adesso stanno a povero, ricordiamolo. Stanno a povero, sì. Okay. Poi c'è Ferdinando Del Giulio con la sua magnifica pizza fritta di Ermene Gillo. Ermene Gillo era il papà. Poi Pellone con Domenico De Luca. Ecco ancora. Altra pizzeria storica. Da quanto tempo voi? Dal 1960. Quindi, beh, là già ero nato. Infatti. Bene, grazie. Piccolo Merina. Piccolo ero nato. Poi Teresa Iorio. Eccola qua. Esuberante. Che sorpresa. Lei fa una grande pizza, però fa anche una grandissima pittata di cappello. Con la sorella Valentina Stella che vogliamo salutare. Valentina, vieni a salutare. Valentina, quando c'è tu di la pizza? Io ha sfornato tanti figli, io sono sedicesima di 20 figli, tu sei tutti, diciannovesima, e quindi siamo onorati da noi. Valentina, tu sei una grande cantante, però tua sorella è meglio di una pizzaiola. Guarda, oggi non mi, quando mi incontro mi dicono, ma tu sei la sorella di Valentina Stella, ma tu sei la sorella di Teresa, faccio la Teresa e sarà a me. Brava, grazie Valentina. Grazie Valentina per la sintonia. Abbiamo l'antica pizzeria Portalto, un altro nome storico, con Gennaro. E dove è nata la Mastricola, la prima pizza fatta con pomodoro, cioè con formaggio, pepe e fino. E poi continua la tradizione, come mio padre mi ha insegnato, cerco di mantenere sempre degli ottimi rapporti con tutti. E quindi grazie a voi di essere tutti quanti qua, è un veramente un piacere. Bene. Grazie. Poi abbiamo il Ovaglione, giovane emergente della pizza napoletana, Ciro Lira. Emergente, posso dire veramente. Bravo. La pizza
Quanti anni c'hai, Cine? 22. E la pizzeria quanti anni c'ha? Pizzeria 1951. Concettina Tristan, alla salita. Concettina, sì, la mia bisnonna. Ringrazio tantissimo tutti quanti voi di questa presenza, ringrazio a Mondadori, Rosso Pomodoro con Franco Manna e il dottor Luciano Pignataro e Antimo Caputo insieme a tutta la sua famiglia di essere tra uno dei miei dei migliori pizzioli in questo determinato momento per la mia giovane età. Vi ringrazio tutti. Beh, più che anche dobbiamo ringraziare Carlo che ha prodotto, lui non ha mai abituato ad essere il padre di Antimo. Bene. Poi abbiamo i famosi Salvatore e Francesco Salvo. Eccolo qua. Della pizzeria Fratelli Salvo. Anche questa grande pizzeria di tradizione. Sì, ormai sono tre generazioni, la quarta è quasi pronta, sono già via a lavorare. A lavorare. Bene. E poi abbiamo Gino Sorbillo qui rappresentato da Luciano. No, so che si è scusato. Molte donne sarebbero deluse da questo cambio di persone. Quindi no, invece Gino è a Casal di Principe a fare un'altra cosa molto bella, che è a fare lezioni di pizza ai ragazzi di quel territorio. Ed è un piccolo segnale di come la pizza sia una cosa importante, al di là del piacere di mangiarla, al di là di, diciamo, del momento che si vive, perché effettivamente può diventare un'alternativa a tante cose brutte di cui ci dobbiamo liberare. Assolutamente. Bene. Poi devo ringraziare Antonio e Enzo De Angelis, che sono oggi è un po' impegnato in un'altra cosa, in delle analisi cliniche. Forza, diciamo, e coraggio. Forza e coraggio a Enzo, che non ci sta oggi qua con noi, ma c'è Antonio che ha fatto questo giro in Vespa alla ricerca di questo segreto, ma purtroppo non l'ha scoperto. Benvenuto, stanno là. Siamo un po' stretti. Il segreto della pizza, ma non l'ha scoperto, perché questi sono tutti un ricaro. No, questi sono gelosi del proprio lavoro, veramente. Ogni domanda dice, ma perché ci fai sta domanda? Dice, è troppo difficile. Vabbè, però in realtà il segreto è quello che noi da qualche anno, insieme, diciamo, a bravi giornalisti come Luciano, cerchiamo e al mattino, e al mattino ovviamente, soprattutto al mattino, cerchiamo che di, il media partner in queste cerchiamo di far capire è che semplicemente il segreto è nelle loro mani, cioè la capacità di tramandare questa cultura della pizza. Prima Luciano citava, diciamo, quel momento antipatico che è stata la trasmissione di Report. In realtà la trasmissione di Report la reputo positiva solo per un motivo, perché ci ha fatto venire l'orgoglio di dire, ma che cavolo avete capito? Ma che cavolo avete capito? Noi facciamo vedere noi chi sa. Quindi, diciamo, quando si fa uscire un po' fuori l'orgoglio, che tanto noi napoletani siamo bravi a stupire, è sempre positivo, no Luciano, sei d'accordo? Come no, sicuramente è un momento, diciamo, di grande approfondimento, di grande ricerca, di grande orgoglio. E qua in sala abbiamo il piacere di avere il professore Mattozzi, che, diciamo, è quello che ha scritto l'unico testo storico in questo momento sulla storia della pizza, e ci ricorda che nell'Ottocento la figura del pizzaiolo, insomma, non era così importante. Invece adesso c'è l'orgoglio di indossare delle giacche, di indossare dei camici, c'è l'orgoglio di un mestiere, ed è importante perché questo è un mestiere di grandissima manualità. E una delle cose che noi stiamo perdendo è proprio la manualità, e resteranno in piedi quei popoli che conservano la manualità nelle cose, quello che l'industria e le macchine non possono sostituire, e la pizza è una cosa che va proprio in questa direzione. Sono d'accordo, e devo dire che questi tempi noi insieme dopo come è nata in due parole l'idea di questo libro, perché un giorno Mario Risca, che è il presidente di Mondadori Vendita, praticamente mi mostrò qual era il libro che Mondadori vendeva sulla pizza, a proposito della pizza, nei suoi vari spot, Colosseo, Pompei, nei musei, ed era una pizza americana, e il libro era stampato in Cina. Quindi praticamente quando mi ha fatto dire questa cosa, veramente, a proposito di orgoglio, mi è scattato l'orgoglio del cliente. Facciamo una cosa, facciamo insieme questo libro, noi gli diamo una mano, noi come Rosso Pomodoro, con Caputo che ci ha dato una mano ovviamente a fare questo libro, e adesso lo chiameremo, e quindi praticamente abbiamo prodotto questo libro fatto di più di 50 pizze, ma soprattutto quella selezione degli 11 pizzaioli è stata fatta
prima di tutto cercando di capire chi erano e quali erano i pizzaioli un po' più bravi, più capaci, ma soprattutto quelli che avevano fatto qualcosa in più. Ah no, è caduta proprio. Prova. Coloro che avevano fatto qualcosa in più per la pizza, quindi quelli che avevano fatto diffondere il nome della pizza napoletana, che si erano sforzati di essere più rappresentativi della pizza napoletana. Quindi sono nati questi 11 nomi. Devo ringraziare tutti i nostri ragazzi del marketing che hanno lavorato su questa cosa, facendo le foto, raccogliendo le adesioni dei vari pizzaioli. Devo ringraziare Roselì, che è stata la curatrice in prima persona. Prova. Stavo dicendo che è stata la curatrice, Roselì si nasconde, la curatrice del, di questo libro, che è un applauso. Chi altro devo ringraziare? Antonio. Sì, e i ragazzi del marketing, quindi Simone Natali, Giorgia, Valentina, Giuliano, un po' tutti insomma. E nonché la signora Martino, che poi è come il prezzemolo, è sempre presente, è colei che fra l'altro ci fa stare in buoni rapporti un po' con tutti quanti, perché io sono antipatico, lei fa la simpatica, quindi diciamo... È simpatico, quindi riesce a stare in buoni rapporti, che non è poco, no Lucia? La cosa più difficile. Benissimo, Luciano. Solo 25 anni che sopporto il presidente Manna, Pippo Montella. Come dipendente sopporto, vorrei. Sono bel ragazzo, no, nella vecchia. Attenzione, parliamo anche, presentiamo anche Pippo Montella. È lì, sempre il dottor Roberto Imperatrice. Ci vediamo. Fondo, ah, eccolo lì in fondo con la camicia azzurra, il dottor Imperatrice. Bene, allora andiamo avanti e per Molino Caputo, Carmine Caputo qui con noi. Antimo è a New York, è vero? Siamo presenti a New York a Fancy Food, sempre portando con orgoglio napoletano avanti il nome dell'azienda e di tutto questo mondo di cui stamattina abbiamo il massimo della rappresentanza qui. Risposo le parole di Luciano Pignataro e ricordo una cosa, che Molino Caputo ha partecipato a questo, diciamo, sviluppo della qualità della pizza napoletana, sostenendo sin da fine anni 80 e primi anni 90 la figura del pizzaiolo, perché riteniamo fondamentale, come ha detto Franco, che la pizza si estenderà con le mani e sarà quel gesto teatrale che fa il pizzaiolo, che sembra quasi che suona un pianoforte quando stende la pizza, sarà un patrimonio non solo dell'UNESCO e dell'umanità, ma soprattutto di noi napoletani che abbiamo quest'arte e soprattutto dei pizzaioli napoletani, a quali invito a fare un grande applauso a tutti i pizzaioli napoletani. Bene, volevo dire tra l'altro una cosa che mi è venuta in mente. Voi avete fatto, noi ne abbiamo dato notizia, un bellissimo contratto con il consorzio di Latina, che è il consorzio più grande del centro-sud, mettendo l'opzione su qualcosa come 100.000 quintali, no? Non tonnellate, è stato un errore, 100.000 quintali di grano che viene utilizzato, quindi anche un discorso sulla tracciabilità. Perché Caputo dice sempre ancora, perché diciamo, una delle nostre caratteristiche oggi, diciamo, in Italia è molto diffuso, diciamo, l'utilizzo di monoqualità di grano. Noi facciamo una grande ricerca sulla qualità dei grani e infatti, diciamo, la farina Caputo è una delle pochissime in Italia ancora e solo da grano. Bene, grazie. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, una cosa che mi veniva in mente, no? Che la modernità della pizza, adesso nelle cucine, nei ristoranti, non ci stanno ristoranti senza cucine a vista, ma il primo prodotto che si è preparato a vista è stata la pizza con il forno sempre di fronte al cliente per far vedere quello che si faceva. Quindi c'è tanta tradizione, c'è tanta storia, ma c'è anche tanto futuro, tanto presente. Io direi di ringraziare anche San Giovanni Conto, le pace, le due eccellenze delle associazioni pizzaioli. Grazie per essere intervenuti, Antonio Pace, associazione pizza, associazione pizzaioli. Perché la pizza senza pizzaioli non si può fare. Ok, bene. Allora passerei a, ad Alfonso Pecoraro Scanio, quindi l'arte della pizza, patrimonio del UNESCO. Allora, io difendo il principio che la pizza sia napoletana e italiana da tanto tempo e soprattutto dal
momento che da ministro dell'agricoltura un dirigente importante venne da me e mi disse che negli Stati Uniti gli avevano chiesto how do you say in Italian pizza? Cioè come si dice pizza in italiano? Perché purtroppo noi non lo consideriamo normale, ma in una buona parte dei cittadini statunitensi pensa che la pizza l'hanno fatta loro, perché nelle grandi catene americane si dice che la pizza è nata a Chicago, perché in Cina è arrivata prima Pizza Hut e poi la pizza napoletana e loro pensano quindi che la pizza è americana, e perché in una parte del pianeta la parola stessa pizza viene considerata una parola internazionale e non una parola italiana, come mi ha confermato il segretario generale della società Dante Alighieri, che ha detto vogliono farla diventare una parola internazionale. Voi considerate che la parola italiana è più conosciuta al mondo perché non è tradotta, non è traducibile, o comunque non è tradotta in nessun'altra lingua, e quindi io da allora ho iniziato a sostenere insomma, tutto quello che potesse servire a tutelare innanzitutto il marchio. Quindi prima siamo partiti con l'STG, che devo dire è stata riconosciuta dopo anni, ma ancora come al solito, poi considerate noi siamo sempre gli italiani, napoletani proprio come poi gli italiani per eccellenza, cioè gli italiani sono incasinati, i napoletani il massimo. Gli italiani sono creativi, i napoletani sono molto creativi. Allora, il tema è che l'anno scorso al Pizza Village, visto che dopo anni che io dicevo che bisognava fare qualcosa per iscrivere la pizza al patrimonio mondiale, cambiamo? Cambio in corso. Al patrimonio mondiale dell'umanità, l'anno scorso ho deciso, durante questa manifestazione, di lanciare una petizione su una piattaforma, sapete che adesso molto si fa sul web, la piattaforma più importante al mondo di raccolta di petizioni, che si chiama change.org. Abbiamo raccolto in pochissimo tempo alcune decine di migliaia di firme per la pizza, e l'obiettivo era quello di ottenere che l'Italia, quindi l'Italia, la Repubblica Italiana, riconoscesse che l'arte di pizzone napoletana era degna di essere la candidatura ufficiale dell'Italia al patrimonio mondiale dell'umanità. Fate conto che abbiamo ottenuto già la dieta mediterranea, ci sono altri riconoscimenti. Perché questo è importante? Perché è chiaro che se viene iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO come arte dei pizzaioli napoletani, si radica innanzitutto a livello mondiale, quindi Nazioni Unite, il fatto che la pizza è nata a Napoli, in Italia, e che magari chiunque nel mondo voglia fare una pizza a regola d'arte napoletana verrà a studiare qui come farla, e quindi la possono fare anche non napoletani. Ma il know-how, l'arte, la tradizione deve essere riconosciuta qui. Se poi a questo ci aggiunge che facciamo anche un po' di occupazione e magari un po' di turismo di qualità e sostenibile, sarebbe una cosa intelligente, un po' rara dalle nostre parti, ma noi non dobbiamo mai mollare l'obiettivo di raggiungere i risultati. Partiti quindi con il fatto che era difficile ottenere che l'Italia lo facesse, si è aggiunta la Coldiretti che ha raccolto le firme, gli amici di Rosso Motore hanno mobilitato le loro pizzerie, poi hanno aderito progressivamente molte pizzerie sia di Associazione Nazionale Napoletana sia dell'Associazione Verace Pizza, quindi ecco perché oggi si sono stretti anche la mano, perché almeno su questi grandi temi bisogna essere uniti. Perché la mia preoccupazione qual era? La tipica cosa italiana, che succede? Prima inizieranno a litigare a Napoli, poi se a Napoli rimette, e non è, finalmente non è stato così, poi se a Napoli non è così inizia il casino che gli altri dell'Italia dicono ma perché dobbiamo candidare la pizza? Ed è stato in parte così, perché fino all'ultimo ci hanno fatto una guerra esagerata, abbiamo raccolto 300.000 firme, hanno cercato di candidare altre cose, alla fine a maggioranza nella commissione UNESCO, col parere contrario all'inizio del Ministero dei Beni Culturali, che ha detto ma l'arte dei pizzaioli non è una cosa culturale, volevano fare gli uccelli, volevano fare sì l'arte della falconeria e poi le luminarie di San Raniero di Pisa, che con tutto il rispetto non le conosce nessuno, la pizza era leggermente più conosciuta. Quindi alla fine abbiamo vinto in commissione, quindi dalla fine di marzo per la prima volta l'arte dei pizzaioli napoletani non è la candidatura dei napoletani, ma è la candidatura ufficiale del governo italiano a Parigi per essere iscritti nella lista mondiale dei beni, eredità, come dire, heritage si dice, dell'eredità del patrimonio culturale dell'umanità. Allora, noi questo dobbiamo ottenere. Adesso la battaglia è ripartita perché abbiamo deciso di arrivare a 1 milione di firme, stiamo raccogliendo le firme in tutto il mondo, non solo sulla piattaforma, ma nelle pizzerie, dall'Australia, passando per New York, dove abbiamo fatto un'iniziativa, le stanno raccogliendo a Londra, a San Paolo del Brasile, e quindi in occasione del Pizza Village di quest'anno io nella pazzia che ho mi sono inventato una diretta, che quindi il giorno 2 faremo prima un convegno con l'associazione
Pizzano Napoletani, Associazione Venace Pizza e tutti anche quelli che sono impegnati in questa battaglia. Ma dalle 11 di mattina inseremo un collegamento streaming tutta la giornata fino alla sera. La mattina probabilmente dal Pizza Village o in qualche posto, perché il Pizza Village apre alle 18, poi continuerà. Quindi noi alle 11 ci colleghiamo con le pizzerie di Auckland in Nuova Zelanda, che cita che poiché stanno cenando a quell'ora, daranno il risultato delle firme che stanno raccogliendo. Poi c'è l'Australia, poi ci sono le 100 pizzerie di Salvatore Cuomo che ha promesso 100.000 firme in Giappone, poi passiamo a Bangkok. Poi c'è Rosso Pomodoro Riyadh in Arabia Saudita, poi si va a Reykjavik fino alla sera a San Paolo del Brasile. L'obiettivo è 1 milione di firme da portare a settembre 2016 agli Champs-Élysées a Parigi, per ottenere che l'UNESCO, che le Nazioni Unite sarebbero, la sede UNESCO, Nazioni Unite per la Cultura, a Parigi iscrivano ufficialmente l'arte dei pizzaioli napoletani nel patrimonio mondiale dell'umanità. La pizza, patrimonio del mondo. Grazie. Allora, dobbiamo ringraziare Sabotino Sirica dell'Associazione Pasticceri Napoletani che ci ha regalato questa bellissima torta. Grazie. Grazie. Andiamo. Dov'è? Eccolo. Grazie. Poi con Meridiano. Prego, prego. Mano in questo tour che ha, sì, di cui ha parlato il 380, esattamente 360 più 20, giro del mondo, quindi ci darà una mano a raccogliere le sicuramente figure. Ci fa piacere essere anche presenti oggi, la tradizione continua dall'anno scorso, siamo stati protagonisti di questo evento e ci fa piacere ricordare che anche a New York a giugno abbiamo fatto una cosa piacevole insieme. Continua tradizione e continua anche in linea con l'attenzione che abbiamo su questo mercato, con i nuovi voli che abbiamo su New York fino al 23 di ottobre, il nuovo volo che abbiamo su San Pietroburgo, Mosca, Londra, per citare i più importanti, ma è l'importanza è creare l'interesse di scoprire questo territorio, di scoprire questo territorio delle bellezze. E sicuramente il binomio Meridiana Napoli e Pizza crea tutte le occasioni per far conoscere ancora di meglio. Quindi grazie ancora. Grazie a te. Grazie. Grazie. Bene. Allora proseguiamo, vi chiamiamo tutta la volta. Allora, Ciro. Ciro viva. Ciro viva, vieni. Non si vede, attenzione un attimo, ovviamente sono tutte di bronzo, non è che c'è stata la classifica. Okay. Allora, Gennaro Luciano. Gennaro. Ok. Ferdinando. Nando. Ecco, allora procediamo con Luciano De Angelis. Ecco. Naturalmente i nostri pizzaioli stanno. Andiamo con Salvatore Salvo. Stanno preparando le nostre pizze. Francesco. Davide Civitiello. Enzo De Angelis non ci sta, me la tengo io e gliela do io. Ok, consigliera poi. Teresa gliela do io perché mi deve dare il bacio. Ok, allora mettiamo questa qui, è per Davide Civitiello. Di qua c'è invece Teresa Iorio con il presidente Manna. Bene. E allora Luigi Condurro. Luigi Condurro. Salvatore De Angelis. Raimondo 5. Facciamo una foto insieme. Raimondo 5. Sì, abbiamo Raimondo 5. Ecco Antonio, Raimondo 5. Domenico De Luca. E infine Domenico De Luca. Pellone. Pizzeria Pellone.